Virgo, di proposito ho lasciato che spegnessi in me i cinque sensi. Era l'unico modo che avevo per essere pari ad un cavaliere d'oro, l'unica strada verso cui incamminarmi per acquisire il settimo senso. So cosa ho rischiato. Ciao a tutti, bentornati su pianetaconsole.com. Oggi abbiamo l'action figure di Phoenix Mid-Cloth versione 1. Vediamo la scatola, logo Bandai qui sulla vostra sinistra. Nel retro ritroviamo Phoenix in diverse posizioni sulla quale poterlo con la quale poterlo mettere. Diversi volti, anche qui come tutti i mid-cloth, che possono essere posizionati nella vostra action figure. Davvero molto bello, lo andiamo a vedere subito montato per poterlo valutare meglio. Eccolo montato, qui abbiamo Phoenix mid-cloth, bellissimo, veramente molto compatto, molto ben definito. Bellissimi colori, niente a che vedere con le versioni precedenti che erano uscite. E beh, fatto veramente bene, davvero ottima la fattura, lo vediamo anche nel retro con queste piume della Fenice, anche queste colorate in maniera eccellente. Vediamo qualche dettaglio anche sui piedi, dietro dai talloni. Questi qui sono, sembrerebbe metallo, ma no, forse plastica. A tal proposito vediamo quali sono i pezzi in metallo, quali quelli invece in plastica, partendo dallo schiniere, che praticamente come tutti gli schinieri è in metallo, uguale per la ginocchiera. La cinta qua la ritroviamo in plastica, ma la parte qua che sorregge la cinta, per così dire, questa è in metallo. La parte che abbiamo qui è in plastica, mentre invece il sostegno è in metallo. Le spalline sono in metallo, la parte sotto, mentre la parte sopra è plastica. Bracciali in metallo. Nel complesso, per quanto riguarda i mid-cloth versione 1, questo è un po' tra i migliori fra quelli che sono usciti, per compattezza, per una bellissima colorazione. Il prezzo si aggira intorno ai 60, massimo esagerando 70 euro. Questo perché ce ne sono ancora molti in commercio, ciò fa sì che il prezzo non lieviti eccessivamente. A questo prezzo, qualora non abbiate, vi piaccia questo modello, un acquisto anch'esso consigliato. Anche questa recensione / unboxing è terminata. Per pianetaconsole.com un saluto. Anche questa unboxing e recensione, anche questa recensione / anche questa, vaffanculo.